C'era un pezzo importante della storia biancoverde questa mattina nell'aula consiliare di Atripalda, dove convocati dal sindaco Paolo Spagnuolo si sono ritrovati tanti protagonisti degli anni d'oro Ho dell'Avellino. detto la storia dell'Avellino Calcio non è stata storia di calcio, diciamoci la verità, solo di calcio. È stata storia della politica, storia di un'economia florida e ha condizionato gli usi e costumi di un'intera provincia, perché ha rappresentato il riscatto di una provincia che si presentava agricola piuttosto anonima al resto d'Italia. Forse la nostra vicinanza con Napoli ci rendeva napoletani in automatico. Non eravamo individuati come irpini, come avellinesi. Il calcio ci ha dato questa grandissima possibilità. Ive, Pantani, Fraccapani, Negrisolo, De Amicis, i fratelli Piga e Gigi Molino, ma anche Carlo Spina, hanno fatto un tuffo nel loro passato tra aneddoti e curiosità, come quelle rivelate dai gemelli Mario e Marco Quando Piga. noi andammo a Varese la prima partita, mister Carosi diede la formazione, eravamo appena arrivati e decise di portare Mario Piga in panchina e Marco in tribuna. Quando mancavano 5 minuti all'inizio della partita, Carosi chiamò Mario dicendogli: guarda che probabilmente al secondo tempo ti inserisco perché ho intenzione di dare più peso offensivo perché voglio vincere la partita. Mario lo guardò un tantino sbalordito, gli disse: ma mister, guardi che io sono centrocampista, sono Mario. Si accorse dell'errore, mandò a chiamare a me in tribuna che stavo bevendo un amaro al bar dello stadio e andai in panchina con il nome di Mario perché non c'era più tempo di modificare i documenti. Al secondo tempo mi mise in campo, io riuscii, il Varese mi mise un centrocampista a marcarmi, io riuscii ad eluderlo e realizzai il gol che poi fu determinante per la vittoria. Ricordo che il Varese fece un po' di casino, presentò un reclamo chiaramente mai accolto, perché non potevano stabilire che ero io al posto suo. Spumeggiante, come sempre, la conclusione affidata a Mauro Pantani, attaccante della prima promozione in B. 72-73 è quella che diciamo l'anno che ha dato origine al grande Avellino moderno. Devo anche aggiungere, e lo ripeto, che la forza di quella stagione fu un allenatore fantastico e un presidente straordinario. Perché non ci dovrei mai dimenticare che io non sarei mai venuto a giocare a Avellino, nel senso che consideravo una città che si era salvata l'anno prima all'ultima partita con grandi problemi. E una volta parlando con Siviglia, lui mi disse: t'ha già accattò, tu devi venire a giocare con noi perché tu farai grande questa città, mi disse. Dice: io cerco di farla ma ho bisogno di te. E io dissi: ma l'allenatore ha già pensato, c'è Gian Marinaro. Allora chiamai Gian Marinaro: ma è vero che vai a Avellino? Ma andiamo tutti e due, dice, perché mi ha detto che vuole anche te. Allora si porta pure Fraccapani, perché per vincere ci vuole un difensore formidabile e Fraccapani è stato il più grande difensore. Perché io quando dico difensore intendo quello che chiude tutti gli spazi, che non ha paura nei contrasti, che è vivace nel colpo di testa, che in acrobazia non ha paura di niente. Fraccapani era un grandissimo difensore.